La sua carriera è cominciata con la vittoria di un talent. Da allora Michele Cortese ha inanellato successi internazionali e collaborazioni con grandi artisti, fino a conquistare anche il pubblico dell'America Latina. Il cantautore salentino è attualmente impegnato in un progetto con Mogol, di scena il 30 aprile al Teatro Italia di Gallipoli. Sei partito dal Salento, hai conquistato letteralmente il Sud America che ti ama e ti acclama come una star, ma non hai mai dimenticato il grande amore per la musica italiana. Michele Cortese, qual è la tua ultima interpretazione? La mia ultima interpretazione è Pregherò, Stand by Me, nell'adattamento in italiano del grandissimo Don Bachi, un brano portato al successo da Adriano Celentano nel 1962. Tra l'altro, quella di Celentano è stata la prima cover del brano Stand by Me, scritto da Benny King, insomma il grandissimo del soul e rhythm and blues, nel 1961. Un CD fortunatissimo, Chilometro Zero, che hai portato in tour, il tuo ultimo lavoro discografico, e adesso la chicca, questa collaborazione con Mogol che porterai a casa tua a Gallipoli prestissimo. Sì, guarda, Chilometro Zero voleva significare per me proprio un riazzerare i chilometri artistici e i chilometri veri, per cui ho pensato così di uscire dalla mia zona di comfort, pensare a nuove cose, formulare nuove idee artistiche. Una volta azzerati i chilometri, dove mi sono ritrovato? In un progetto bellissimo, con una collaborazione meravigliosa, è un onore per me, quella appunto con colui che ha scritto le pagine più importanti della storia della musica leggera italiana, Giulio Rapetti, in arte Mogol. Un appuntamento, quello gallipolino, che io personalmente ho fortemente voluto, proprio perché nasco e cresco a Gallipoli fino all'età di 18 anni, insomma. Questa formula esclusiva con orchestra e il maestro Mogol. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a domani.